Care colleghe, cari colleghi, buongiorno. Al sentito ringraziamento che desidero rivolgere a tutti voi per la partecipazione al Congresso nazionale, per la disponibilità di chi ha offerto altresì il proprio contributo personale all'organizzazione dell'evento, devo oggi unire la richiesta di un minuto di raccoglimento per le vittime di Parigi e per le loro famiglie per coloro cioè che hanno subito in prima persona le dirette conseguenze dell'orribile quanto ingiustificabile azione terroristica. Grazie. Come consuetudine, ormai consolidata, desidero intrattenervi sull'andamento del nostro mercato e su alcune caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono per condividere alcune considerazioni delle quali sarà bene tener conto nella messa in atto della politica sindacale deliberata dal Congresso che vincola l'opera di tutti gli organi statutari. Nel 2014 i premi del lavoro diretto italiano hanno raggiunto la considerevole cifra di 143,3 miliardi di euro registrando un rilevante più 20,7% rispetto al 2013. Di questi, il 77% ha riguardato il settore vita, che ha raccolto 110,5 miliardi di euro, con un incremento sull'anno precedente del più 29,9%. Solo il 22,9% dei premi è stato frutto dell'attività nei rami danni per complessivi 32,8 miliardi di euro. Questo segmento ha registrato ancora una volta una diminuzione di portafoglio pari almeno 2,6% rispetto all'anno precedente. Il peso della raccolta diretta italiana nel settore auto è stato pari al 12,3% del totale del mercato e al 53,6% del settore danni. Nel 2013 le percentuali erano rispettivamente del 15,7% e del 55,3%. Nel 2014 le imprese assicurative hanno registrato complessivamente un risultato positivo per circa 6 miliardi di euro. Nel 2013 l'utile delle compagnie era di 5,2 miliardi di euro. Entrambe le gestioni, vita e danni, hanno chiuso inutile l'esercizio. Nel settore vita l'utile è stato di 3,5 miliardi di euro, era stato di 3,1 l'anno precedente. Nel settore danni l'utile è stato di 2,5 miliardi di euro, era di 2,1 miliardi nel 2013. Il mercato assicurativo italiano quindi, come già avvenuto nel 2013, ha proseguito la sua fase fortemente espansiva ed il suo stato di salute dal punto di vista della redditività per le compagnie rimane ottimo. Tuttavia per gli agenti questo sviluppo ha continuato a rappresentare un'occasione mancata, un'opportunità non colta. Proprio come abbiamo avuto modo di anticipare, di sottolineare nelle ultime relazioni congressuali. Anzi, la situazione degli agenti si è aggravata. Nel ramo vita che trascina la crescita a due cifre dell'intero settore, la nostra quota di mercato nel 2014 si è ridimensionata di un ulteriore 13%. Nel periodo 2005-2014 abbiamo perso un terzo della nostra quota di mercato, mentre gli sportelli bancari e postali nello stesso periodo hanno raggiunto il 62% del mercato e i promotori finanziari hanno elevato la loro quota di mercato dal 7,5% al 16,8%. Questo evidentemente... È il risultato delle politiche commerciali e di partnership attuate dalle grandi compagnie. Soprattutto a partire dai primi anni 2000, alle quali il sindacato e prima ancora i gruppi aziendali agenti direttamente coinvolti non hanno saputo opporsi in materia efficace, né hanno saputo far seguire strategie di interazione con le singole imprese in grado di coinvolgere adeguatamente, anche sotto l'aspetto economico, le agenzie nel promettente business per le imprese della banca assicurazione. La produzione del mercato danni è risultata in contrazione per il terzo anno consecutivo, meno 2,6%, tuttavia in misura minore rispetto al meno 4,9% del 2013. La riduzione della raccolta è ascrivibile principalmente al comparto auto, che scende del 5,8%, come previsto lo scorso anno, con le ovvie conseguenze sui nostri portafogli agenziali, per la maggior parte ancora costituiti prevalentemente dalla raccolta nei rami auto. La quota di mercato degli agenti, nel segmento danni, si è ulteriormente ridimensionata pur mantenendo la ragguardevole misura dell'81,7% che caratterizza positivamente il nostro mercato rispetto agli altri paesi europei. Nella vicina Francia, ad esempio, la quota di mercato degli agenti nei rami d'anni è scesa fino al 60% circa, sebbene in questa nazione alle agenzie fosse garantita una sorta di esclusiva territoriale reciproca. Le agenzie in Francia tendono cioè ad avere legami di esclusività con un'unica compagnia e godono di diritti esclusivi sui prodotti di tale compagnia nella loro area geografica. Ciò nonostante, come detto, la relativa quota di mercato si è contratta. In Germania, altro esempio significativo la quota di mercato degli agenti nei rami danni è prossima al 50%, in tendenziale costante diminuzione. Il modello agenziale italiano, pertanto, forse proprio grazie all'introduzione delle note innovazioni legislative degli ultimi dieci anni, mantiene una consolidata centralità nell'intermediazione assicurativa rami danni, particolarmente rilevante nel settore RCA. Rischia però di essere relegato a canale distributivo marginale nei rami che caratterizzano l'impetuoso sviluppo del fatturato di questi ultimi anni, in particolare quello vita, e nel business dei rami danni non auto, terreno di conquista per i quasi 6.000 brokers iscritti alla sezione B del RUI. Urgono strategie capaci di agganciare le reti agenziali al flusso di nuova produzione proveniente dai cosiddetti canali alternativi, affinché gli agenti non rimangano semplici spettatori di un ricco business che confluisce alle nostre mandanti disintermediando il rapporto con il cliente deviando il corso naturale del rapporto assicurativo che dovrebbe transitare dal nodo acquisitivo per collocarsi all'interno di un'adeguata gestione agenziale del contratto. Il tema, al quale saranno dedicati specifici incontri con il coinvolgimento dei presidenti dei gruppi aziendali agenti, si fa ancora più attuale alla luce delle rinnovate partnership che alcune grandi compagnie hanno stretto recentemente con alcune grandi banche allo scopo di promuovere la distribuzione bancaria di prodotti assicurativi anche nei rami danni RCA compresa. È evidente che in presenza di una legislazione europea che tende all'apertura del mercato della distribuzione e legittima l'attività dei cosiddetti canali alternativi, la prima concreta azione di tutela della centralità delle agenzie assicurative non potrà che essere svolta a livello di singole imprese. Fino ad oggi pare che nella negoziazione aziendale nessun gruppo aziendale agenti abbia acquisito alcun risultato concreto su questo particolare fronte. Operando in stretta sinergia SNA e GA, Riusciremo forse ad invertire la rotta e a creare i presupposti contrattuali per il ricoinvolgimento degli agenti nello sviluppo degli affari provenienti dalle fonti non professionali. Altra questione che evidenziamo da tempo è l'eccessivo grado di concentrazione del mercato assicurativo italiano. Negli anni 2005-2014 il numero di imprese costituenti il mercato italiano si è gradualmente ridotto del 30%, passando da 174 compagnie a 122 compagnie nazionali più due rappresentanze. Nel solo anno 2014 il numero delle imprese si è ridotto di 9 unità, da 133 a 124, di tali società. 47 esercitano i soli rami vita, 65 i rami danni e 12 sono multiramo. Rispetto al 2013, 10 compagnie hanno cessato l'attività a seguito di fusione per incorporazione ed è stata rilasciata un'unica nuova autorizzazione. Conseguentemente, il mercato italiano continua a presentare una concentrazione elevata. Nel ramo danni le quote di mercato registrate dai primi 5 e dai primi 10 gruppi assicurativi sono pari rispettivamente al 72 e all'86,5%, mentre nel ramo vita la quota di mercato dei primi 10 gruppi si ferma, si fa per dire, all'80%. Per le circa 13.000 agenzie italiane, nelle quali operano circa 18.000 agenti, lo spazio si fa quindi sempre più ristretto dal lato dell'offerta tradizionale, cioè del collocamento di prodotti attraverso il proprio mandato agenziale. L'eccessiva concentrazione del mercato si combina con l'esiguo numero delle imprese concorrenti e con i cataloghi prodotti sempre più simili tra loro. Tutto ciò si somma inoltre alle politiche assuntive di alcune grandi compagnie, che limitano l'autonomia operativa degli agenti e ne impediscono l'attività consulenziale, ingabbiandoli dentro modalità di vendita low cost realizzate grazie a tecnologie pensate per spersonalizzare il rapporto con il cliente. Il quadro che ne scaturisce non può che deprimere le ambizioni professionali degli agenti, che rischiano di essere relegati al ruolo di mero venditore di prodotti preconfezionati, a bassa redditività e spesso di scarso contenuto. Il sindacato, che ha intuito per tempo l'evoluzione del mercato e le intenzioni di alcune grandi compagnie su questo fronte, ha predisposto alcuni strumenti attraverso i quali è oggi possibile tutelare la nostra centralità nei rapporti con i clienti. Lottando strenuamente anche contro le opposizioni interne più o meno organizzate, abbiamo ottenuto e consolidato il diritto alle libere collaborazioni tra intermediari, sancito per legge grazie al quale oggi possiamo legittimamente allacciare rapporti con i colleghi, con le grandi agenzie di sottoscrizione, che in Italia sono iscritte alla sezione A del RUI e come tali agenti in senso proprio, con i brokers grossisti, per disporre dei prodotti assicurativi adeguati al soddisfacimento dei bisogni dei nostri clienti. Ci è possibile superare i limiti operativi e gli ostacoli politici, che troppo spesso pongono le nostre mandanti e che ci impediscono di crescere e di fidelizzare la nostra clientela. Al riguardo sarà utile ricordare come in Italia risultino ammesse ad operare in regime di libera prestazione di servizi, anche attraverso stabilimenti situati nell'Unione Europea, ben 1.005 imprese, delle quali 186 vita. 758 danni, 58 multiramo e 3 di riassicurazione. In attesa di conoscere se e come sarà modificata la normativa che regola questa particolare forma di presenza delle compagnie nel nostro Paese, potremmo interrogarci sui motivi per i quali agli agenti non sia permesso distribuire i prodotti di tale imprese che possono conseguentemente avvalersi in Italia solo di brokers e altri canali distributivi diversi dal nostro. La vicinanza anche ideale di alcune compagnie specialistiche e di qualche impresa generalista ci ha messo invece fin da subito nelle condizioni di agevolare l'acquisizione da parte dei nostri iscritti di ulteriori mandati agenziali attraverso specifici accordi, con ciò contribuendo ad un'ulteriore diffusione del plurimandato, modalità operativa questa che consolida l'autonomia e la libertà professionale dell'agente all'insegna del miglior servizio alla clientela. In questo campo, le complesse strutture intermediative e gli accordi con importanti brokers internazionali realizzati da alcuni gruppi aziendali agenti pur apprezzabili negli intenti, non sempre hanno prodotto gli effetti sperati ed anzi, in alcuni casi, hanno impedito l'evoluzione di singole agenzie verso modelli di pluriofferta, verticale o orizzontale. Probabilmente in qualche caso la necessità di condividere con l'impresa le soluzioni e gli strumenti approntati ha impedito che queste iniziative potessero rivelarsi di effettivo supporto per l'ampliamento dell'offerta prodotti delle agenzie. Per il futuro contiamo di coinvolgere maggiormente i gruppi aziendali agenti nella conoscenza e nella messa in atto degli importanti accordi di partnership stretti dal sindacato in questo ambito, affinché possano realmente essere messi a disposizione di tutti gli agenti. Ampliamento dunque dell'offerta prodotti agenziale al primo posto tra gli strumenti per difendere la nostra centralità distributiva, combinato al necessario equilibrio di bilancio di medio e lungo termine, ottenibile anche attraverso la stabilizzazione dei costi agenziali, tra i quali risulta prevalente in media quello del personale. Per questo consideriamo fondamentale il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle agenzie sottoscritto un anno fa, nel novembre 2014. Esso rappresenta un risultato storico che ha interrotto un lungo periodo di rivendicazioni, scontri, incomprensione ed immobilismo. Risultato grazie al quale abbiamo restituito alla categoria, tra l'altro, la necessaria autonomia ed indipendenza negoziale, sottraendola al ricatto incrociato delle imprese e della triplice sindacale. Vorrei tranquillizzarvi sul fatto che per quanto a nostra conoscenza, ad un anno dalla sua sottoscrizione, il nuovo CCNL non ha originato alcun provvedimento sanzionatorio a carico di agenti. Ed esiste una sola vertenza giudiziaria intrapresa da FISAC CGL davanti al giudice del lavoro di Napoli che ha tentato di mettere in dubbio la legittimità del nostro contratto e che in primo grado si è conclusa con esito a noi favorevole. Il ricorso ex articolo 28 di FISAC CGL è stato respinto. Ed inoltre il contenimento del costo del lavoro entro i limiti tollerabili e l'introduzione di elementi di flessibilità nel CCNL di riferimento del settore hanno permesso alle agenzie italiane di salvaguardare i livelli occupazionali. Non tutti, purtroppo, hanno apprezzato l'importanza di questo nuovo strumento di salvaguardia dell'equilibrio economico delle nostre agenzie. Alcuni hanno preferito rimbalzare e dare credito alle notizie false e tendenziose che altri strumentalmente divulgavano, allo scopo di insinuare dubbi sulla legittimità del nuovo contratto di lavoro e di ridimensionare la valenza politico-sindacale di questo risultato. Oggi, con la certezza che il nostro è il contratto leader del settore, quello più diffuso, maggiormente applicato dalla categoria, mi chiedo e vi chiedo a chi sia giovata questa opera di disinformazione, che ha rischiato di minare alla base gli interessi, anche economici, di tutti gli agenti italiani.